Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale, qui Cappello di Paglia. Oggi ragazzi, grazie a Magic Corner, andremo ad aprire un box di LED 8 Synchro Storm. Allora, mi voglio mettere un attimo la mano sul cuore. A me i Synchro fanno schifo. Nel senso, non è che non mi piacciono le carte, non mi piace proprio la meccanica. Sono più un tipo da Xyz e Link. Quindi diciamo che questo non è il set per me. Diciamo che però c'è un certo Alichiare che, diciamo, mi attira molto e che potrebbe finire in collezione. Molto probabilmente. In più, come ottimo sincro da giocare, che io non giocherò ovviamente, è il Barone dei Fiori. Ma che, oh, da sbustare non sarebbe male. Detto questo, prima di andare allo spacchettamento, vi ricordo che qua sotto in descrizione, oltre a tutti i miei social, trovate anche il link di Twitch, nel caso voleste seguirmi, dove più o meno ogni venerdì sto in live. Vi dico solo che tra un paio di settimane apriremo un case di Bode, quindi sta a voi scegliere se venire o meno. Ma detto questo, andiamo subito a spacchettare. Questo set, parlando delle carte buone che possiamo trovare al suo interno, abbiamo, oltre il Barone e la Ghost, anche le carte Lirilusk. Diciamo che potrebbero essere una cosa buona e giusta da sbustare. Ma andiamo a vedere. Allora, questi sono set da 5 carte ciascuna, quindi sono pacchettini un po' piccolini. Ma noi effettivamente, vabbè, siamo poco interessati da tutte le comuni. Abbiamo un po' di reprint, abbiamo quasi tutto Velociroid, il Purcospino, Drago Tornado, anche questa ottima reprint comune, e Uccello Totem, raro. Avrei preferito il Drago raro, però vabbè, alla fine l'importante è che l'hanno ristampato. Anche se comunque non sta tanto, perché da Dude usciva e sta tipo a 1 euro. Secondo pack abbiamo Velociroid, Yo-Yo, Synchro Sconosciuto, Esploratore e Saggio dei Fiori. Ragazzi, voi non lo sapete, ma qualche giorno fa sono stato in live e ho aperto un altro box di Synchro Storm. Questa è la prima carta che è uscita in quel box. Poi abbiamo migliorato, però diciamo che siamo partiti con questa e non è un buon presagio. Vediamo, vediamo. Perché in quell'altro non è uscita la Ghost. Spoiler. Abbiamo Velociroid, Taketomborg, Terror Trottola, Dentroica. Oh, come super sincro alla Chiara. Ottima. Penso che sia l'unica super decente di questo set. Poi andiamo. Spoiler, Canarino. Vediamo se prima c'è qualcosa. Velociroid, Pifferaio, Fuki, Modoshi. E il resto comuni. Più che altro questo è un set incentrato sui sincro e, non andandoci troppo matto, non cerco quasi niente. Però comunque dopo, alla fine c'ha qualche ristampa carina e qualche carta buona, quindi se vi serve sia il prodotto sigillato che le carte singole, le trovate sul sito di Magic Corner. Allora, Lirilusk, Piume, Fantasma. Adesso non so voi, ma i Lirilusk non so carte da denuncia penale. Cioè, capisco le Ash, capisco le Dragon Maid, ma cioè anche i Rilusk sono un po' borderline, secondo me, eh. Almeno la vedo così, eh. Poi forse so io che penso sempre male, però vediamo. Allora, Taketomborg, Necrofiore, Rondine, Z1 e un sincro di merda. Dai, dai, che se qua esce la Ghost o esce il sincro buono. Allora, Guerriero Polvere di Stelle, Necrofiore, Taketomborg, Dado e Piume Fantasma. Allora, prossimo. Abbiamo un Xyz. Velociroid di Cavallo, Recupero Veloce, Porcospino, Guerriero Polvere e Lirilusk Usignolo. Allora, next pacco. Abbiamo smintato una carta. Marianna, Dado, Stregone, Ciambara e Rivoluzione. Vabbè, alla fine, finché non c'è niente, se sminto una comune non muore nessuno. Dai, dai, dai. Allora, Biglie, Yo-Yo, La Vera Draco Fenice. Oh, Taketomborg e Rivoluzione di nuovo. Qualcosa devono far uscire da qua. Non possono lasciarmi bocca asciutta con un ultra solo. Poi Passero Cobalto, Guerriero Assalto, Guerriero Scattante, Porcospino e un sincro che non è quello Ghost. Allora, abbiamo Denden Daiko Duke, Penna d'Oca, Drago Tornado, Ruota e Fiori Synchron. Vabbè, la ruota era super, ma niente di particolare. Allora, prossimo. Ok, raga, guardate Lirilusk. Cioè,
È troppo borderline. Dado, velocisgomma, passero e piume fantasma. Dai, raga, ho sbustato una ultra. Adesso non vorrei finire così. Allora, sincro sconosciuto, autoturbo, guerriero assalto, velociroido, ultra segugio. Però la carta è super. Dai, 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 dai. Allora, abbiamo lo stregone dei fiori, esploratore synchron, terror trottola, libertà e sincro dilemma. Raga, io sto veramente pensando che mi sono preso un box scam. Dai, no, una volta è capitato, ma adesso due volte, no, due volte è capitato, adesso non vorrei aver beccato il terzo, sennò so io che c'ho una sfiga di merda, eh. Uccello, totem. Dai, io guerriero polvere di stelle, guerriero assalto polvere di stelle, passero, no, mi avveleno con la mucchina. Per me sono arrivato al punto che secondo me conviene che mi avveleno con la mucchina. è il terzo e sta 2 euro. Il 7 è pieno di ultra, cioè dopo 2 ultra così almeno mi devi da ottima. Il 5 tio con un errore di stampa, un puntino lì, almeno ci siamo ripresi, dai. Il cinguettio sta a 12 euro, buono. O a sto punto, considerando l'altro box, tutti li rilusco che ho sbustato, e quasi quasi che mi posso montare il mazzo, o c'ho tutta la base. Z1, doppio yo-yo, stregone dei fiori, trampoli e piume fantasma. Dai, oh. Vorrei il sincro ultra o sincro ghost. Che poi il ghost c'è anche nella versione ultra, quindi mi vanno bene entrambi. Meglio, vabbè. Drago sincro alla chiara cristallo. Quanto godo, quanto godo. Adesso gli devo mandare la foto e penso che esplode. Esplode stavolta, perché non è possibile. Neanche a faccia apposta, raga. Mamma mia. Mamma mia! È la seconda ghost che sbusto quest'anno! È la seconda! Godo! Godo come un cane! Godo come un riccio! No, mamma mia! Se esce pure l'altro sincro, è finita! No, Luca mi uccide! Luca mi uccide! Luca, mi dispiace! Mi dispiace, io che ho un pessimo rapporto con i sincro! Alta velocità, velocisgomma, penne d'oca. Ma che cazzo me ne frega di quello che c'è nel resto? Ho fatto il plus della vita. Vabbè, Lirilusca, Tenden e una super Cavalieri Floreali. Raga, voi non ci avete capito niente. Dovete comprare da Magic Corner. Voi l'avete visto gli opening miei da Magic Corner? Cioè, sono illegali. E non mi dite che sono false le opening, perché è prodotto sigillato. Con questo ho sbustato 2 ghost, poi ho sbustato Lightning ultra da Kiko insieme all'Utopia, poi da Dama lo Scarasoldato, la Coccinella, cioè ho sbustato di tutto. Quindi raga, portano proprio fortuna, è una religione ormai il Magic Corner sugli sboosting. Mamma mia, no raga. Ragazzi, non. Oramai chiamatemi illegale, perché qua. Ragazzi, manca mezzo box ancora. Può uscire altra roba. Guerriero polvere di stelle. Ah no, è l'ultima, vabbè. Pack dei comunacci. Dai. Libertà, finalmente. Necrofiore. La vera deco qualcosa. E niente. O almeno i pack opening che vi porto è roba ciotta e bella. Dupli cancello, mamma. Raga, questo è il mio anno, per forza. Velociroid macchina, Ciambara, libertà finalmente, Tordo promenade e Canarino.
Vediamo cosa abbiamo qua. Abbiamo cavallo trampoli, velocisgom, porcospino e necrosynchron. Mai visto? Ma bellissimo. Però volevo un altro sincro ultra. Dai un po' che qua se scula. Necrofiore, guerriero assalto, stregone dei fiori e fukidomoshi. Vabbè dai, mancano 5 pack. Ovviamente qua non ci potrà mai essere niente perché ormai mi sono giocato tutta la fortuna. Autoturbo, libertà finalmente, velociroid, questo e vabbè, questi potrei tenerli pure sigillati tanto per... Però vabbè dai, damogli il beneficio del dubbio. Beh, che faccio, me li tengo 5 sigillati lì a prendere polvere. Allora, dendroica turchese, Yoan, macchina delle biglie e batticoda celestina. Onesto, almeno i Lirilusk che valgono. Abbiamo poi drago tornado, esploratore synchron, passero, velociroid e piume fantasma. Ok, andiamo agli ultimi due. Abbiamo rondine zaffiro, zetaone, esploratore synchron, sincro sconosciuto e usignolo. E l'ultimo pacchetto, ragazzi, da dove non uscirà assolutamente nulla. Dai, ma diamogli il beneficio del dubbio, ma mi sembra che ho visto che effettivamente non c'è niente. Ma ragazzi, ma di che volemo parlare? Cioè, ah ragazzi, che culo che ho sbustato su Twitch il box senza niente. Almeno nel video mi siete beccati la bombetta. Ragazzi, che dire, ringrazio Magic Corner per scegliere proprio il box giusto da inviarmi, perché non ne sbagliano una, è incredibile. E c'ho il 50% di possibilità di beccare un box buono tra tutti quelli che c'hanno. Perché ovviamente uno lo prendo io, uno lo prende Gaming Tonight. E tutte le volte lo becco io. È incredibile. Un bacione Luca, mi dispiace. Detto questo, ovviamente vi ricordo che se volete acquistare sul loro sito col mio codice sconto cappello10 avete il 10% di sconto sia sulle carte singole che sul sigillato se non è già in offerta. Detto questo, vi rinnovo l'invito per Twitch. Qua sotto in descrizione trovate anche tutti gli altri social. Quindi ragazzi, state easy e noi ci rivediamo settimana prossima sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti.